Domani sarà una giornata importante per circa 100 studenti delle università pugliesi, perché domani ci sarà un esperimento che è nato dalla partnership tra Walt Disney Motion Pictures Studios Italia e il BFest. È qui con noi Paul Sonderland, il Senior Vice President and General Manager di Walt Disney Studios Motion Pictures Italy. Domani parliamo di film tridimensionali e quindi di grandi cartoni realizzati dalla Disney. Sì, parliamo di film in 3D, parliamo di film in 2D, parliamo di tutti i tipi di film, parliamo di antipirateria, parliamo come si lancia un film nel mercato italiano, quali sono le nostre opportunità, i nostri problemi, e parliamo anche come Disney lancia un franchise, un prodotto con non solo con il film ma anche tutti i merchandising, tutti gli altri prodotti che ci sono sul mercato. E aspettiamo un dibattito interattivo con tutti gli studenti. A luglio esce la terza parte di Toy Story, Toy Story 3 in 3D, ma come si lancia un cartone del genere? Ah, questo è un lancio, è un evento, perché è la prima volta che un studio lancia un film familiare, un cartone animato, in piena estate, perché 7 luglio normalmente è un periodo un po' basso nel mercato italiano, invece noi come Disney crediamo così tanto nel prodotto che tutta l'agenda Disney, tutte le company Disney si è messo dietro questo lancio, e questo è un progetto di 360 gradi. Lavoriamo direi giorno e notte per lanciare questo prodotto. Questo lancio comincia proprio adesso, tramite internet e il materiale che noi mettiamo già in onda sul mondo digitale, però poi c'è una strategia di trailering, di mettere il materiale al cinema quando esce il bellissimo film di Tim Burton, Alice in il Paese Meraviglia, che c'è anche in 3D. Così questo lo usiamo pure per una piattaforma di lanciare Toy Story 3D che esce 7 luglio. Paul Sonderland, cosa pensa del BFest? Scusate. Cosa pensa del BFest? Ah, questo è un bellissimo iniziativo che noi veramente supportiamo, anche per questa cosa siamo qui, di far crescere in un periodo importante. In gennaio chiaramente è un periodo di cinema, è periodo primo della Oscars, che arrivano un bellissimo film belli. Sono film italiani che sono con una tradizione, escono in questo periodo. E poi ci sono i film che noi possiamo presentare in futuro, i film che in America escono in periodi di aprile e maggio. Io credo c'è una grande opportunità, un grande futuro per questo bellissimo festival.